Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Juventus-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. La Juve che ottiene il pass per i quarti di finale dopo una partita soffertissima e durissima con il Genoa. Allora, partita molto molto difficile, molto equilibrata. Un primo tempo veramente senza emozioni, uno 0-0 che al 45esimo ha annoiato anche la gente che stava guardando la partita, perché oggettivamente è stata una partita molto chiusa e molto noiosa. Nel secondo tempo la Juve si è svegliata, ha provato in tutti i modi a trovare la rete del vantaggio, ha avuto diverse palle gol, non le ha sfruttate, e il Genoa nel momento migliore della Juve ha trovato il vantaggio al 74esimo. La Juve si è trovata sotto, è riuscita con un force in finale a trovare il pareggio sul calcio di rigore di Elia Petrelli, tirato benissimo al 93esimo dopo l'atterramento di Anzolin. A quel punto lì le squadre sono andate supplementari, nel supplementare la Juve ha cercato in tutti i modi di più del Genoa di vincerla, anche perché le energie, si vede che il Genoa, che ha fatto un gran primo tempo e comunque una partita difensiva, il gol li ha un po' tramortiti, e quindi le energie stavano un pochettino mancando. Alla fine è arrivato il gol di Markovic, tra l'altro nato da un disimpegno nato del portiere, che su un'uscita apparentemente semplice ha mancato il pallone e Markovic a porta vuota è riuscito ad appoggiare in rete, appunto a porta completamente libera. E dunque Juventus che ottiene il pass per i quarti di finale, meglio dell'anno scorso dove la Primavera uscì al primo turno, e insomma la Juve è tra le prime 8 della Coppa Italia, non è ancora fatto nulla, però è sicuramente un buon punto di inizio. Ora testa al campionato e è buona, insomma grande, grande soddisfazione comunque in casa Juve, anche perché, come ho detto, l'anno scorso la Primavera andò molto male in Coppa Italia, e quest'anno invece perlomeno l'inizio di stagione di questa primavera, perlomeno per quanto mi riguarda, è molto confortante, perché sto vedendo una buonissima Juventus primavera. Ragazzi, ora io vi saluto e vi do appuntamento. Ah, prima di chiudere, volevo ricordarvi che la primavera, visto che non ne ho parlato nel video dei sorteggi, ne dico adesso, ha beccato per la Youth League ai sedicesimi, andrà a giocare a Kiev in casa della Dinamo. Partita molto difficile, ma questa primavera, nella giornata giusta, può mettere in difficoltà veramente chiunque. Chiudo questo video, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!